Siamo nei minuti finali della partita qui al Coldrum. I Super Strikers si lanciano di nuovo all'attacco, cercano disperatamente il pareggio. Ma la temibile difesa della Grimm non fa passare nessuno. Se qualcuno ci può riuscire è El Matador. Il numero 20 dei Super Strikers non ha fatto neanche un errore oggi. Non avrà fatto errori, ma non ha fatto nemmeno gol. Passaggio precisissimo da Dancing Rasta. Shakes attira la difesa. La porta è libera! Sempre il miglior! Non è possibile! Vergogna, vergogna! El Matador era così occupato a festeggiare che non si è disturbato a guardare se aveva segnato. Di sicuro non farà bene alla sua autostima. Finalmente ci siamo. Finita. Devo dire addio per sempre al calcio. Non essere drammatico. Capita a tutti una partita storta. Ah, ma voi non capite. Non mi sento più speciale. Sono un calciatore mediocre. Un po' come voi. Leggi le lettere dei tuoi fan. Ti farà bene. Ok, seguirò il tuo consiglio. Ci vediamo agli allenamenti. Verrai, vero? Sì, sì. Ci vediamo lì. De Los Santos, come ti senti alla vigilia della partenza dell'Azul per Strikaland? Fermare l'attacco dei Super Strikers è sempre una grande sfida, Lena. Ah! Ma mi sento abbastanza pronto. Che presuntuoso. I suoi risultati gli danno motivo di esserlo, però. Ecco perché noi schiereremo tre attaccanti. Shakes, Klaus e poi... Ma dov'è il Matador? Infatti, dov'è? Io non l'ho visto. Spero per lui che abbia una spiegazione. Ciao, è il Matador che vi parla. Non posso rispondere ora. Né mai più. Di nuovo con questa storia. Non lasciate un messaggio e non vi richiamerò. Ciao! È ancora giù per quel tiro sbagliato, eh? Si è chiuso in casa. Possiamo dire addio alla nostra strategia con tre attaccanti. Shakes, Klaus, seguitemi. Ho un piano. L'autostima di El Matador è stata seriamente compromessa. Conto sul vostro aiuto per farlo tornare in sé prima della partita con l'Azul. Non lo so, coach. Ci vorrà qualcosa di speciale per convincerlo. Wow! Oh, caspita! Benvenuti nel deposito delle tecnologie calcistiche. Mi sono sempre chiesto dove finissero queste cose. Perciò ora ci mettiamo una robotuta, prendiamo El Matador e lo portiamo qui, giusto? Ah, non proprio. Attivare protocollo Narcissus. Ho fatto costruire un congegno all'avanguardia appositamente per situazioni come questa. Ma qual è la sua funzione? Se anche ve lo dicessi, non mi credereste. Voi trovate El Matador, premete il tasto e il congegno penserà al resto. El Matador! C'è nessuno in casa? E io che pensavo che casa mia fosse in disordine. Caro El Matador, il grande, non ascoltare la gente, la colpa di quel tiro non è tua. Era chiaramente un passaggio sbagliato di Shakes. Vieni a stare con i tuoi veri fan. Noi crediamo in te qualunque cosa accada. Non lo farebbe mai. No, non potrebbe farlo! Il suo asciugacapelli non è qui! Senza di quello non va mai da nessuna parte! L'ha fatto. Non lo so, coach, è in un posto sperduto da qualche parte. Stia tranquillo, lo riporteremo a casa. Non vedo l'ora di capire cosa fa questo bel gioiellino! Ma la vuoi smettere, Klaus? Dobbiamo riportare il Matador indietro in tempo per la partita! Potrebbe essere un elicottero portatile, o una macchina per l'ipnosi, o oppure serve per teletrasportarsi. Un flusso canalizzatore, un'astronave per formiche, il riflettore più piccolo del mondo, un piccione viaggiatore robotico, una sfera di Rubik, un meccanismo anticravità, un videoproiettore, una spa transdimensionale, un boccino d'oro, un droide d'addestramento, una Pokéball, un universo in miniatura, una magica pallotto senziente. Ho bisogno di saperlo!
Devo assolutamente capire cosa fa. Ci è mancato poco. Shakes ha ragione. L'obiettivo è riportare il Matador indietro in tempo per la... Indietro nel tempo. Klaus, ci siamo. Ma dove è andato? Beh, di sicuro sono nel posto giusto. C'è una gran puzza di pesce marcio là dentro, Junior. Sto cercando un amico. Porta gli occhiali e la coda. Ce ne sono tantissimi a bordo, però ce n'è solo uno. Certo. La ringrazio. Attenzione, Junior. Lì dentro sono tutti fuori di testa. Capolinea, tutti a terra. Dove mi trovo? Riportare il Matador indietro nel tempo. Indietro nel tempo. La domanda in realtà non è dove mi trovo, bensì quando mi trovo. Ma certo! È una macchina del tempo! Volevo trovare il Matador, però questo è davvero troppo. Cosa? Ok, Shakes, attiviamo il congegno e portiamo via il Matador. Facile come... Klaus! Non si faccia allarmare dai miei strani vestiti e dal taglio di capelli futuristico. Io sono un viaggiatore del tempo. Ah, perfetto. Un altro pazzo. Ma io non vedo nessun altro qui. Prima il tizio con la coda di cavallo. Poi c'è stato quello coi capelli appuntiti. Tizio con la coda? Certo. Il posto migliore per prendersi una vacanza è il passato. Sei stato molto furbo, il Matador. Dove... O quando è andato il tizio con la coda? Gioite! Il nostro re è qui con noi! Sempre il miglior! Sempre il miglior! Più o meno, dite sempre il mejor! Il miglior! È il mejor! Miglior! Ci siete quasi. Visto? Siamo i tuoi fan più accaniti! Che vergogna! Guardate! Si prende gioco del nostro re con il numero sbagliato sulla maglia! Allora, non ne avevano altre nel negozio. Cercate di capire. Sempre il miglior. Non è degno del nostro amato El Matador. Fuori dalla squadra! Buttatelo fuori! Via subito! Tanto non volevo far parte del vostro stupido club. Accidenti, questa gente non mi farà mai avvicinare a El Matador. Il nostro re è annoiato e bisogna intrattenerlo. Chi si farà avanti per la gara di abilità? Il vincitore avrà la possibilità di parlare in privato con El Matador in persona. Sì. Perfetto. Thank you.
I miei occhiali! I miei pantaloni! La mia dignità! C'è qualcuno che accetta la sfida per poter parlare con il re? Io! C'è solo una spiegazione razionale per questo. Tutti gli El Matador presenti in ogni linea temporale si sono riuniti qui. Ma io ho bisogno del ferro, El Matador. Buona fortuna agli sfidanti. Wow, questo tizio non è male. Lui non è uno di noi. Shakes, ma che cosa ci fai qui? Devi tornare con me a Strikaland, El Matador. Ci servono 3 attaccanti per battere De Los Santos. Mi dispiace, Shakes. Il mio posto è qui ora. La mia gente ha bisogno di me. Amico, ma la tua gente siamo noi. Non è degno! Fuori dalla squadra! El Matador, ti prego, aiutami! El Matador! Mi dispiace, amico mio, ma è meglio così. Per me e anche per i Super Strikers. Quel tizio può causare tanti guai. Non voglio che torni mai più qui. Fatemi uscire! Fatemi uscire! Fatemi! Klaus! Grazie al cielo! Ma dove sei stato? Intenti dire quando sei stato? Eh? Ma di che stai parlando? Beh, mi sembra evidente che il Matador si stia nascondendo nel passato. Per questo il coach ci ha dato la macchina del tempo! È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Oh, davvero? Allora, quale sarebbe la tua grande teoria, Shakes? El Matador ha dato vita a uno strano fan club composto unicamente dai suoi sosia e vuole governarli come un re. È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Ascolta, chi sono? O quando sono? Non è importante, quello che conta è riportare il Matador a casa. Beh, cosa stiamo aspettando? O piuttosto... No, non dirlo. Quando stiamo aspettando? Ok, gente, un'altra volta, dall'inizio. Sempre il mejor! Sempre il miglior! Ma mi arrendo. Ehi, è il Matador! Cosa? Siamo qui per riportare il nostro El Matador nel presente, che è il futuro. O dobbiamo tornare al futuro, che era il presente? Prendeteli! Vediamo finalmente cosa sa fare questa. El Matador, se stai guardando questo, ti serve aiuto. Tutti ci sentiamo persi di tanto in tanto. Ad esempio, quando non trovi le chiavi della Lamborghini, o magari quando hai perso il calzino. Non è una macchina del tempo! È geniale! L'unico a cui El Matador dà ascolto è se stesso. Quindi il coach ha creato un suo ologramma per convincerlo a tornare. Beh, sembra stia funzionando. Su tutti loro. Oppure ti sei perso contemplando la tua bellezza. Magari sei perso nel tempo, nello spazio. E nel senso. Ma ricordati, sei il più grande calciatore vivente. I Super Strikers hanno bisogno di te, perché una Lamborghini senza la chiave non è la stessa cosa. Bravo così. Dai, forza. Non voglio. Oh, pazzi! È importante che tu compia il tuo destino a Strikaland. Aiutami, El Matador. Io sono la mia unica speranza. Avete sentito il nostro leader dalla coda fluente? Aiutiamo i Super Strikers! Forza! Tutti a Strikaland!
Mi avrete anche riportato a Strikaland, ma non voglio giocare. Quindi avete usato l'ologramma, giusto? Doveva funzionare. Sì, l'abbiamo usato, ma non come pensa lei. Ma di che cosa parli? Non mi crederebbe se glielo dicessi. I fan dell'Azul sembrano davvero carichi oggi. Lo sarei anch'io se avessi il fortissimo De Los Santos in porta. Strana la decisione del coach di lasciare il Matador in panchina. Già, i Super Strikers non riusciranno a battere il portiere dell'Azul senza di lui. Prima opportunità per i Super Strikers. Che gran tiro! Ma non è abbastanza per battere De Los Santos. Bel riscaldamento, ma quando cominceremo a giocare sul serio? Jakes e Klaus ce la stanno mettendo tutta! Ma non è ancora abbastanza! De Los Santos è troppo forte! Mi è venuta un'idea. È un classico, ma può funzionare. Il primo tempo è quasi finito! Ce la faranno Shakes e Klaus a superare finalmente De Los Santos? Shakes ha colpito il palo! E la palla arriva diritta a Klaus! Oh, andiamo, Shakes. In passato mi hai già battuto in quel modo. Dovrai impegnarti molto di più per battermi un'altra volta. Mi dispiace, coach, ma non sta funzionando. Ci servono 3 attaccanti in campo. Ci serve il Mata... Non dire quel nome. Quel traditore non lo voglio più vedere, chiaro? La squadra di El Matador è pronta a servirla, coach. Già, potremmo aver fatto vedere per sbaglio l'ologramma ai fan impazziti di El Matador. Basta, adesso chiamo la sicurezza. Coach, aspetti un attimo. Secondo me potremmo sfruttare la cosa. Sempre il miglior! I miei ammiratori! Sapevo sareste venuti. E non è l'unica buona notizia. Davvero? Certo, ti abbiamo trovato un sostituto. Ho sempre saputo che potevo essere il migliore El Matador di sempre. Era quello che volevi, no? No, coach. Questi sono solo dei fan che mi amano. Beh, perfetto. Con te in squadra, De Los Santos non ha alcuna chance. Ehi, perché non gli diamo l'armadietto di El Matador? Ok, perfetto. Abbiamo anche lo stesso numero. Sì, un'ottima idea. Sempre se non ti dispiace, El Matador. No, proprio per niente. Quindi possiamo dargli anche il tuo asciugacapelli, no? In effetti sarà lui quello sul campo. Avrà bisogno di capelli migliori dei tuoi. Ora basta! Ci sono tantissime persone che mi somigliano, ma vi assicuro che c'è soltanto un El Matador! Dimostralo! Ti faccio giocare. Però se non ne varrà la pena, ti rimpiazzerò con uno di questi El Matador che vogliono davvero essere qui oggi. Io! Con me, ragazzi! Andiamo a sconfiggere l'Azul! Sì, giochiamo! Andiamo, i Super Strikers effettuano una sostituzione. Il coach fa entrare El Matador. Sempre il migliore! Siamo nel vivo del secondo tempo, situazione di parità. I Super Strikers tornano all'attacco. Ma questa volta useranno tutte le armi a loro disposizione. Ottima costruzione di gioco! Ma non servirà a nulla se non riescono a superare De Los Santos! Tiro di Klaus! Parata di De Los Santos! Shakes colpisce la palla di rimbalzo! De Los Santos spara di nuovo! Ma ecco che arriva El Matador! Ah! È una mossa del tutto inaspettata da parte...
Evviva! È tornato! Sempre il miglior! El Matador è davvero unico nel suo genere! Forse qualcuno dovrebbe dirlo anche a loro? È davvero il migliore! È bello essere me! Sì, sì! Vieni da me! Coraggio! Lasciamo perdere! Il pesce lo comprerò al supermercato!